Bella ragazzi, Quix Will, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online. Come potete vedere ci troviamo all'interno di una modalità competizione tutta nuova di nome... Come cavolo si chiama? Salti di rigore di gruppo 6. No raga, 4 non 6, V vuol dire... Ma che cavolo succede? Il V vuol dire 4, raga, non 6. Comunque se raga è stata aggiunta questa nuova modalità competizione, in realtà stavo per registrare Slasher, però hanno aggiunto, cioè ho visto che c'era questa modalità e ho detto: ma va bene, registriamo questa modalità. Allora, da quel che ho capito io, raga, questa modalità è una modalità dove per l'appunto tu atterri con l'auto e atterrando con l'auto finisci su dei punti che appunto ti danno la vittoria, o almeno questo è quello che ho capito. Quindi raga, adesso io parto, cioè quello lì era un tentativo, non lo so, comunque sia, ora io salto qua. Poi là c'è tutta quella piattaforma con tutti i punti, ma perché mi scippano sempre il coso qui? E io per l'appunto devo atterrare sulla piattaforma e cercare di fare più punti possibili. Quindi se per esempio mi fermo sul numero 5, tipo quel tizio lì si è fermato tra il 5 e il 4, e io mi fermo qui appunto sul numero... Ok, come vedete non posso né accelerare né frenare, mi sono fermato sul 4. Comunque sia, più punti fai, più permetti alla tua squadra di vincere. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutamente 100 like se volete altri video su questa modalità. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccate all'infinito finché non diventa blu, e inoltre condividete il video come dei matti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Allora raga, il mio obiettivo è fare 5, perché la nostra squadra si trova a 12 punti, mentre la squadra avversaria si trova a... Ok, si trova ad un bel po' di punti sopra di noi. Ferma, no! No, oddio. No raga, mamma mia, mamma mia. Quel tizio che mi stava buttando di sotto. E raga, quel tizio mancava tanto così e io cadevo di... Ma sei un maledetto, sei veramente. È arrivato un kamikaze, è maledettissimo. Come fa a girare? No, basta, dove tutti di me? No raga, la mia auto sta... Ah ok, meno male. Abbiamo vinto di un punto, però loro stanno sempre in vantaggio. La tua squadra è in svantaggio di 4 punti. Va bene. Raga, mi raccomando, qua sotto nei commenti scrivete un hashtag inerente a questa partita. E non so che cavolo ho detto nella intro per presentare questa nuova modalità. Non ci ho capito nulla io che ho parlato, quindi penso un po'. Ho parlato troppo veloce. No raga, qui ho fatto un punto perché mi hanno colpito in volo. Eh sì, un punto, solamente un punto. Allora la squadra avversaria 4, 5 punti, 1.6. Noi abbiamo solamente accumulato 3 punti. No raga, ha vinto la squadra viola. Uno è andato di sotto, però ha vinto la squadra viola. Quindi noi praticamente facciamo 5 lanci da questa piattaforma e abbiamo 5 tentativi per fare più punti. È un po' come il bullying sostanzialmente. Vediamo di fare il quinto punto, vediamo se ci riusciamo. Una volta ce l'ho fatta, vediamo. Mi sa che mi sono sganciato prima. Almeno a 3, no 2. No, 8 a 12, ma cosa? È round perdente, va bene. Ed eccoci qua ragazzi con il secondo round. Raga, veramente il primo round è andato un po' così al caso totale. Però raga, adesso sappiamo più cose, abbiamo le idee più chiare, quindi vediamo di fare più punti di tutti. Mamma mia come sono volato alto stavolta. No dai, ma perché mi beccano? Non ho fatto niente raga, sicuramente. Già se, tanto se faccio qua. Cioè guarda, vabbè, ma mi hanno colpito. Cioè io non lo so. Cioè raga, se ti colpiscono fai proprio pochissimi punti, perché non hai più possibilità di recuperare. Però raga, mi sa che la nostra squadra è in vantaggio, No! Mi ha buttato di sotto. Hai segnato 0 punti. No raga, non ci credo. Quindi se ti buttano di sotto ti rubano il punto. Hanno buttato tutta la nostra squadra di sotto. Ho capito allora perché si lanciano dopo, raga. Allora loro aspettano, aspettano che tutti arrivano di sotto e poi lanciano giù tutti. Hai capito cosa fanno i maledetti? Cioè raga, allora per questo, cioè loro già hanno giocato questa modalità. Perché, cioè, chi cavolo lo deve sapere? Una persona che gioca a primo tentativo questa modalità non è che sa sta cosa, che se butta di sotto la squadra avversaria frena. Niente. Comunque sia raga, provare a fare 5 punti è veramente difficile. Cioè ce l'ho fatta al primo tentativo, non so per quale casualità estrema. Però raga, veramente, tra l'altro oggi qua non so parlare, la giornata in cui non so parlare, quindi sto sbagliando migliaia di cose. 3 a 5, vabbè. Vediamo un attimo di fare qualcosa di discreto questa volta. Allora, il mio obiettivo è 5 punti raga. Il mio obiettivo sono i 5 punti. Allora devo atterrare proprio qua o là, atterriamo qua.
Vediamo se i miei calcoli... No, i miei calcoli sbagliano. Però 4 punti, raga. 4 punti di tutto rispetto, eh. Uno l'hanno buttato di sotto. Allora, noi stiamo 4-3. Vabbè. Uno ha fatto 5. Infatti 10-20. Cioè, ma che cavolo di pro players abbiamo trovato contro? Dai con il lancio, raga. Dai con il lancio. Ole, perfetto. Allora, ma porca vacca, raga. Oh. Cioè, guarda che cavolo succede. Non è normale. Sta cosa... Guarda, 0 punti ho segnato, sicuro. Secondo me, raga, sta cosa delle collisioni, cioè, la potevano tranquillamente togliere sta cosa delle collisioni all'inizio, perché è veramente assurdo. Il 90% delle persone ti viene addosso. La nostra squadra cade tutta di sotto. Cioè, raga, tutti di sotto stanno, perfetto. Oh, a piedi? 2-5, vabbè, mamma mia, ma che casino. È round perdente. Ed eccoci qua, ragazzi, con il terzo round. Siamo sempre la squadra arancione. Però, raga, veramente abbiamo incontrato dei pro players contro. E io invece in squadra ho delle persone che mi distruggono il paracadute ogni volta. Cioè, cavolo, non è possibile. Il paracadute l'ho perso tipo 1000 volte, cioè assurdo. No, raga, oh, ok, mi ha superato in alto, così almeno non mi colpisce. Vediamo di fare 5 punti, anche se la vedo dura. È troppo difficile, raga, è troppo difficile. Allora, vediamo. Dai, almeno 4. Almeno 4. Mi ha dato 4, sì, 4. Questo però mi viene addosso, mi sa, eh. Oh là, la mia auto però rimane su 4. Alla grande. Alla grande. Mamma mia. 12-12, pareggio, eh. Nostro obiettivo, raga, sempre 5 punti. Sempre 5 punti il nostro obiettivo. Forse, raga... Forse, ragazzi, ce la facciamo? No, 4 e 4. Abbiamo fatto 4 e 4, 8. Ok, gli altri stanno in vantaggio di un punto. Sì, la squadra viola è in vantaggio di un punto. Anzi, di più punti, adesso di più punti. No! No, raga, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, proprio io devo andare di sotto. Ho fatto 0 punti, va bene. 9-16, perché sono caduto di sotto. Ma porca vacca, oh. Si può avere tutta sta sfiga, raga? Cioè, io veramente non lo so. È tutto assurdo, raga. Cioè, veramente una sfiga incredibile. Cioè, allora, mettiti qua o là. Manco a 4 arriviamo, è perfetto. Questo mi butta di sotto. Alla grande. Vabbè, raga, 5-10. Cioè, capirai, è veramente un casino. Adesso mi lancio io in ritardo, raga. Faccio la loro stessa tattica. Mi rimango qui fermo e dopo un po' scendo. Tipo adesso, perché c'è il timer, cavolo. Chi l'aveva visto il timer? Chi l'aveva visto? Mannaggia, cioè, se stavo lì fermo un altro po' morivo. Vediamo un attimo se riesco a buttare giù qualcuno. Tipo questo qui, raga, che sta a... No, vabbè, questo qui sta a 2 punti. Non vale neanche la pena buttarlo di sotto. Però mi butto di sotto io, mamma mia, raga, sono un genio, sono. Vabbè, raga, 4-6, cioè la squadra viola veramente overpower. Ok, raga, vediamo di fare qualcosina, cioè veramente, raga, oh, cioè... La partita più scandalosa del mondo questa è. Cioè, io non ho fatto nulla, la mia squadra muore sempre. La squadra avversaria è overpower e non riusciamo a fare assolutissimamente nulla, raga. Cioè, guardate come moriamo, moriamo, cioè esplodiamo tutti proprio. Ok, vediamo un attimo se riesco ad arrivare al 5. Hola, perfetto, 5 punti. 8-9, siamo sempre in svantaggio, raga. Niente da fare, round perdente. Ed eccoci qua, ragazzi, con il quarto round, forse ultimo round, perché veramente, raga, cioè, non credo vinciamo noi, credo che vincano 1000 volte la squadra avversaria. Che poi, raga, sto sbagliando a parlare infinite volte. Cioè, cosa sto dicendo? Non lo so nemmeno io. Comunque sia, credo che vinca la squadra avversaria, perché ormai veramente, cioè, hanno fatto un sacco di punti, poi non abbiamo fatto nemmeno un punto, cioè, capirai. Vediamo un attimo se riesco a fare 5. No, raga, vado di sotto. Hola, ciao ciao. Oh, raga, la squadra avversaria si è buttata tutta di sotto. 5-7. Vincono sempre. Anche che loro si ammazzano tutti, vincono sempre. Non è possibile sta cosa, raga. Non è possibile. No! Dai, raga, mamma mia, sta cosa delle collisioni. Dovevano togliere ste cavolo di collisioni. Cioè, ci rendiamo conto che sono morto perché mi sono avvicinato troppo al mio alleato, perché eravamo vicini. Cioè, siamo morti tutti e due, io e il mio alleato. Cioè, assurdo. No, raga, ma che cavolo fa la mia auto? No, vabbè, però, ma che significa? Che significa? Vabbè, almeno, guarda, ma non ci arriverò mai. Perché la mia cavolo di auto è diventata un birillo, una palla pazza? Cioè, cavolo, rotolava giù, mamma mia, oh. Stava diventando un involtino primavera, un altro po'. Vabbè, allora, già è tanto se riusciamo a fare 4 punti. Magari tanto una piccola spintarella
a sto tizio qui. Ho la 3 punti, va bene. Quel tizio se n'è andato via. 12 a 12, pareggio. Anzi, sono riuscito a fare 3 punti, ragazzi. Cioè, da come ero messo, veramente credevo di non riuscire a fare neanche un punto. Perché prima persona? E vabbè, raga, loro stanno in vantaggio di 4 punti. E questo qui è il penultimo tentativo che abbiamo a disposizione. Prendiamo quei 5 punti da questa parte. Vediamo un attimo se ce li dà. Vediamo un attimo se ce li dà. Dai auto, dai auto, dai auto. No. Però, raga, perlomeno abbiamo una cosa positiva. Cioè, la squadra avversaria ancora ha totalizzato 0 punti. Ecco. Mannaggia a me che parlo, raga. Mannaggia a me che parlo. Devo stare zitto, devo stare. Parlo e accade il contrario. Guarda, 2 a 9. Non avevano fatto neanche un punto e magicamente 9 punti. Vabbè. A questo punto, raga, non so che dirvi. Abbiamo perso, ormai abbiamo perso. Cioè, a prescindere, è persa questa partita. Questa partita è persa. Anche che io faccio 5, alla fine ho fatto 4. Però, raga, è comunque sia una partita persa. Ormai non possiamo fare più nulla. Hola, e mi butta di sotto. Perfetto. È partita perdente, raga. Cioè, manco abbiamo vinto, manco un round. Assurdo. Quindi, ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo giocato questa nuova modalità competizione che non mi ricordo neanche il nome, quale fosse. Quindi mi raccomando, superiamo assolutamente 100 like se volete altri video su questa modalità. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccate all'infinito finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come tematico con i vostri amici e iscrivetevi al canale per nuovi video. Quindi, se volete passare dalla pagina di Facebook, per Instagram, link sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video, così è tutto. Bella, raga!